Napoli, shock a Salerno, tifoso aggredito per una bandiera. Notizia shock da Salerno, dove un tifoso del Napoli è stato aggredito da alcuni tifosi della Salernitana dopo il derby campano al Maradona terminato in pareggio. È successo a Pontecagnano Faiano, dove, secondo le ricostruzioni, alcuni supporters granata hanno attaccato il tifoso azzurro dopo avergli chiesto di togliere la bandiera del Napoli dal suo balcone. La vittima è un uomo politico candidato alle prossime elezioni amministrative quando il Napoli può vincere lo scudetto, tutte le combinazioni Napoli. Tifoso aggredito per una bandiera ad annunciarlo e denunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Lanzara, si inizia a chiedere di rimuovere da un balcone le bandierine di una squadra del cuore e si finisce per picchiare le persone in nome di un tifo malato. Queste persone sono semplicemente dei delinquenti e bisogna dirlo a voce alta, senza paura. Da sindaco condanno con fermezza questi episodi di violenza, le forze dell'ordine si attivino al più presto per assicurare alla giustizia questi uomini da palcoscenico. Un abbraccio forte a Gianluca. Virgola.